La senatrice 5 Stelle Sara Paglini, membro della commissione Infortuni sul lavoro, ha incontrato oggi i rappresentanti dei sindacati del Lapideo in vista dell'apertura delle audizioni legate alle indagini attivate dal Senato in merito alle morti in cava. Sentiamo Cinzia Chiappini dalla redazione di Carrara. Le regole ci sono e sono anche ben fatte. Il problema è che qualche volta non vengono rispettate per eccesso di confidenza, per ridurre i tempi di produzione o per semplice distrazione. E questo è il messaggio che Roberto Venturini di Fillea CGIL e Francesco Fulignani di Feneal UIL hanno consegnato a nome dei sindacati del Lapideo alla senatrice Sara Paglini del Movimento 5 Stelle. In occasione di uno dei suoi rientri in città, la parlamentare carrarese ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori delle cave in vista dell'avvio delle audizioni sui casi delle morti nei bacini marmiferi da parte della Commissione Infortuni sul lavoro, di cui la Paglini è membro. Nel corso del faccia a faccia i sindacalisti si sono soffermati sulle difficoltà e sui pericoli del lavoro al monte, legate da un lato allo scenario in continuo mutamento, dall'altro alla fatica intrinseca a quel tipo di attività. Anche per noi è difficile trovare delle spiegazioni perché quando ci sembra di aver individuato la causa di un incidente, quello successivo ci smentisce immediatamente, hanno raccontato Venturini e Fulignani. Una cosa certa, hanno aggiunto però i due sindacalisti, è che la sorte, il destino o il fato non c'entrano quasi mai. Spesso quando si verifica un incidente è perché non sono state rispettate le regole che ci sono e sono valide, hanno proseguito i due segretari. Le trasgressioni, hanno aggiunto, nascono a loro volta da un eccesso di confidenza col lavoro per chi è in cava tutti i giorni per diverse ore al giorno, dalla necessità di stringere i tempi e rispettare i ritmi di produzione o più semplicemente dalle disattenzioni. Di qui l'appello a un'intensificazione dei controlli che, nonostante l'ottimo lavoro svolto da Maura Pellegri, responsabile del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in questi casi, hanno aggiunto i sindacati, non sono mai abbastanza. Ma dalle parti sociali è partito anche un messaggio più prettamente politico. Basta con la depenalizzazione dei reati che infrange le regole, soprattutto quelle sulla sicurezza, deve essere punito in modo esemplare. Come a dire, hanno concluso Venturini e Fulignani, che qualche migliaia di euro di sanzione per chi fa fatturati milionari non rappresenta certo un deterrente sufficiente. Ascoltiamo dunque il commento della senatrice Paglini a questo primo faccia a faccia con i sindacati in attesa dell'avvio delle audizioni e della visita della Commissione Infortuni sul lavoro alle cave di Carrara. È stato importante perché in questa commissione, che a breve spero prenda il via al Senato, dovremo trovare delle soluzioni normative per evitare il più possibile che avvengano incidenti, soprattutto mortali, nel settore lapideo e nel settore di cava. Sì, è stato interessante sentire dalle loro testimonianze, visto che sono persone che vivono tutto il giorno a contatto a ristretto dei lavoratori, e anche varie motivazioni di perché certi incidenti possono succedere. La difficoltà che si trova da cava a cava, per esempio da laboratorio a laboratorio. Tutto questo fa capire quanto sia complesso il mondo dell'estrazione. Le normative ci sono e vanno rispettate, bisogna capire di volta in volta che cos'è che non funziona, se si deve ulteriormente aumentare quello che è il controllo, magari la potenzialità proprio anche degli operatori stessi, visto che con i vari tagli che di volta in volta si fanno, viene proprio a mancare anche il personale a volte. Anche la stessa ingegnere Pellegri, Maura Pellegri, che dicono essere una persona molto attenta e per la quale si è vista la differenza dal momento in cui lei ha preso anche in mano questo settore per il controllo che sta facendo l'ASL, sta portando un contributo, ma non è mai sufficiente. Non è mai sufficiente perché purtroppo gli ultimi incidenti, soprattutto quelli mortali, che ne avvengono veramente in un numero spropositato, vorremmo che non si verificassero più. Voi incontrerete appunto Maura Pellegri.
vertici di Assindustria e poi come commissione verrete proprio alle cave. Noi faremo, io immagino al più presto, spero al più presto, anche naturalmente delle ispezioni in cava. Abbiamo come commissari la stessa, diciamo, valenza dei magistrati, quindi non abbiamo nessun problema a poter fare ispezioni o quant'altro, ma lo faremo, io mi auguro, nell'ottica della collaborazione di tutti, perché salvare vite umane secondo me è una cosa prioritaria e credo che sia nell'intento di chiunque graviti all'interno di un settore così complesso e così pericoloso.